la classe superiore di Julian Ilie possa mettere così in fermare un attimo l'azione e la potenza del nostro Dolzanelli. La potrà fermare all'inizio soprattutto, ma credo poi nel tempo e nel passare dei round Dolzanelli possa avere la meglio. Vedremo se i suoi colpi arriveranno a segno, le cose potranno avere una svolta decisiva per Christian. L'incontro sarà diretto dall'arbitro Francesco De Ruvo. A bordo ring i tre giudici sono la signora Berit Andersen della federazione danese, il signor Mario Maglianti e il signor Francesco Rega, supervisor IBF Roberto Rea, il medico e il dottor Giorgio Tagliafierro. In palio la corona IBF dei massimi leggeri, una corona lasciata vacante dal russo Kotlobai. Prima ripresa, primi secondi, andiamo subito a vedere cosa succede. E vediamo immediatamente che il nostro Dolzanelli incomincia in guardia destra con il destro avanti a mo' di jab, ma immediatamente però abbiamo visto anche che Ilie non è stato da meno, anzi i primi colpi sono i suoi. Non soltanto, Nino, contrariamente a quello che è la strategia e l'attitudine di Dolzanelli, resta molto chiuso nella guardia, perché ha visionato i filmati di Ilie e sa che è un tecnico che può trovare lo spazio per entrare. Quindi insolitamente con una guardia chiusa Dolzanelli. Ma lui sa anche però che da parte sua ci sono dei colpi pesanti che potrebbero avere avere la meglio nel corso del combattimento, anche se stiamo vedendo che Ilie non è assolutamente né sprovveduto e né impaurito dalla schiera, dalla lunga serie di KO del nostro Dolzanelli. Il montante al fegato di Ilie, evidentemente non si trova assolutamente a disagio con un mancino, lavora ancora al fegato il rumeno. Sì, ed è stata, sono state da lui le prime azioni, almeno quelle che quello che sta cercando l'avversario, ecco. Ma ancora non ha sfruttato comunque l'allungo maggiore Dolzanelli, sta cercando di prendere le misure, di trovare il modo per imbrigliare una brillante azione iniziale del rumeno. E ancora niente male queste azioni del Ilie, che parte con il montante sinistro e un destro diretto che arriva quasi sempre puntuale al bersaglio. Anzi, sto vedendo proprio che questo round, quale mancano ancora 50 secondi alla fine, costringe le corde Dolzanelli. Ilie probabilmente lui stesso non si aspettava un avvio così doloroso, così sofferto. Deve cercare soprattutto di girare, di togliersi dalla distanza che Ilie ha già preso. Sì, dovrebbe invece il nostro Dolzanelli lavorare di più con il suo jab e mantenere a distanza un avversario che cerca la corda a distanza, che si vuole avvicinare. Vedete, è partito questo montante sinistro che fortunatamente non è arrivato, ma non ha fatto niente di che Dolzanelli per... Adesso è un momento davvero difficile per l'italiano. Proprio di sì. Fino a questo punto Dolzanelli non ha dimostrato altro che intanto il round è a vantaggio assoluto del pugile rumeno. Allora, innanzitutto, lo avrete capito, avevamo dimenticato di dirlo, alla sinistra del teleschermo, quindi pantaloncini blu con banda bianca, c'è proprio il nostro Dolzanelli, mancino, mentre Ilie pantaloncini gialli. Vai a segno con quel destro dritto lì, ce l'hai messo solo una volta, segno. Mettici. Quando vai a segno, se no doppialo e poi mettici il sinistro dritto. O quando si lancia, sta dando le indicazioni. Sta invitando a usare un'arma principale, che è quella del jab sinistro, sfruttando il maggiore allungo. Come mancino poi è quello destro. Però Dolzanelli ancora, aspettiamo di vedere cosa succede da questo secondo round. Assolutamente. Ricordiamo che su questo ring Dolzanelli ha
vissuto l'unica sconfitta, quella contro Salvatore Erittu, un anno fa, più di un anno fa. Seconda ripresa per questo titolo IBF International dei massimi leggeri tra Dolzanelli e il rumeno Ilie. Ancora doppia il, fa seguire il gancio destro al montante sinistro. L'iniziativa c'è sempre da parte del pugile rumeno, che canzoncini gialli, lo vediamo anche di una struttura fisicamente molto molto robusta. Sì, robusta, molto rapido e anche molto potente. Sembra intimorito, sembra non riuscire a trovare il filo giusto. Intanto un colpo basso, montante destro basso da parte di Ilie sotto la cintura di Dolzanelli. Sì, colpi che non sono di grande efficacia, anche se sono dolorosi, perché sotto la cintura possono far male. Nel curriculum di Ilie c'è una sconfitta per squalifica. Questo non vuol dire che è un pugile scorretto, anzi sì, in questo momento l'incontro si sta svolgendo su binari di assoluta correttezza. È grande spettacolo, Nino. Sì, ma Ilie sta facendo un bel combattimento, perché è riuscito ad evitare l'attacco del nostro Christian e poi è subito rientrato per andare a segno. Come sta facendo? Sul jab sinistro è molto, molto molto rapido, cerca da parte sua Dolzanelli di ribattere, ma non è che ci riesca in maniera molto evidente. L'importante è che ci provi. Ci sta provando in questa seconda parte di seconda ripresa. Dolzanelli sta provando a prendere un po' le misure, a venire fuori, a fare qualcosa di più per cercare, il sinistro, che per un pugile mancino ovviamente è il colpo forte. Ricordiamo poi che i colpi di Christian Dolzanelli sono potenti, perché i suoi incontri vinti per KO sono tantissimi. Il primo anno di Giro, come ho detto, ne ha vinti una decina, uno a seguito dell'altro, e tutti nei primi round. Vediamo adesso cosa saprà fare dopo questi due primi round, che insomma non mi sembra in grande forma, o meglio, ha lasciato fare troppo al suo avversario. Ancora basso con il montante sotto la cintura Ilie, ripreso dall'arbitro De Ruvo. E finisce questa seconda ripresa con una reazione abbastanza evidente nella seconda parte di Christian Dolzanelli. Sì. È doveroso dire che gli ultimi due anni per il pugile bresciano sono stati un autentico calvario, soffrente di un'ernia al disco, ha potuto davvero combattere poco, allenarsi pochissimo, e quindi proprio in coincidenza della sconfitta con Salvatore Erittu, seguita poi la verifica con Paolo Ferrara, che tra l'altro è stato ex campione italiano, e adesso questo incontro per il titolo, che per lui rappresenterebbe un riscatto dal titolo italiano perso. Sì, diciamo che Salvatore, con Paolo Ferrara, che è considerato un buon peso massimo, di quelli che combattono con tutti, ma che sono pericolosi per tutti, perché picchia e sul ring non ha paura di nessuno. Inizia la terza ripresa sulla distanza delle 12 complessive, con l'iniziativa da parte di Christian Dolzanelli, che forse si è sbloccato. Ricordiamo, su questo ring ha vissuto l'unica sconfitta, ci potrebbe anche essere una sorta di soggezione psicologica. Beh, ma d'altra parte Dolzanelli troverà il modo per fermare un avversario che tutto sommato si è dimostrato immediatamente molto veloce sulle braccia, e come vedete lo sta facendo. Il suo destro e lo usa bene contro Mancino, è molto molto rapido. E ancora segno con il diretto destro. Dolzanelli rientra con il montante, questo montante sinistro che funziona molto bene per Ilie.
Comunque sta cambiando un po' il match, c'è una bella reazione da parte dell'italiano. Sì, si è sciolto. Si è sciolto, si è snodato un po'. Si vede che era un po' rigido. E poi i suoi colpi, i colpi di Guazzanelli sono potenti, e se dovessero arrivare a segno, allora cambierebbe l'andamento del combattimento. Ancora un colpo non proprio preciso, troppo basso. In questa terza ripresa Nino Dolzanelli è riuscito, sì, comunque a conquistare il centro del ring. Perlomeno sta al centro del ring, attacca lui e cerca l'azione. Ma lì risponde sempre. Stiamo assistendo ad un incontro dove entrambi vogliono la vittoria. Naturalmente si sa che i pugili vogliono tutti sempre la vittoria, ma molte volte hanno un atteggiamento che non è quello che possa sembrare, di decisi a tutto pur di arrivare in fondo vittoriosi. Sta seguendo comunque le indicazioni di Rinaldo Pelizzari. Dolzanelli sta usando molto il jab destro, che spesso va a segno sul volto di Ilie. Buono, buono col suo diretto sinistro. Dolzanelli, che la sua speranza è quella di arrivare a segno con i suoi colpi, che sono sempre stati considerati molto potenti. Anticipa con il destro Ilie e adesso va a vuoto fuori misura con il gancio sinistro. Dolzanelli sta provando a caricare i colpi, ma deve metterci anche un po' più di precisione e non telefonarli, perché altrimenti Ilie li evita. E adesso la reazione con il bel gancio destro al mento. Ottima di Ilie. Ottima anche la risposta di Dolzanelli, che dopo una bella azione del pugile rumeno ha risposto immediatamente. Questo è importante. Andiamo con i microfoni di Emilio Ratti all'angolo di Dolzanelli. Allora, sinistro e mutante l'altro. Quando sei vicino, infizzalo di mutante sinistro, infizzalo quando sei vicino, hai capito? Senza problemi, bam, mettilo. Intanto rivediamo alcune, lui non se ne accorge adesso che glielo metti. Alcune fasi. Salta se glielo metti, capito? Vediamo se userà questo montante sinistro tanto chiamato dall'angolo. Esatto. Sapendo loro che è un'arma importante per Dolzanelli. Ricordiamo 10 KO su 16 vittorie, una sola sconfitta per questo ragazzo di 34 anni. Bresciano in realtà è di Buffalora, una frazione di Brescia che in passato era chiamata Villa Buffalora. Quarta ripresa. Ci prova subito Dolzanelli, ma va a vuoto con il suo diretto sinistro. Adesso va a legare Ilie. Vediamo, l'arbitro lo avverte di non farlo. Esatto. Più. Non gli manca l'esperienza al 33enne rumeno. Sì, è sereno, tranquillo sul ring, lo sta dimostrando. E i suoi colpi, anche se non sembrano potentissimi, arrivano molto precisi. Soprattutto non dà tregua, sino a questo momento è riuscito sempre ad anticipare l'azione dell'italiano. Ma si capisce che i colpi di Dolzanelli, quando arrivano, lasciano un segno più profondo, una traccia. E Ilie lo sa bene, per questo che spesso porta dei colpi che non hanno molta potenza ma disturbano. Intanto il gancio sinistro di Dolzanelli parzialmente a segno, ma risponde immediatamente anche Ilie. Adesso entra con il diretto sinistro Dolzanelli, alza la guardia il rumeno. Niente male anche Ilie, ci prova con i suoi colpi che molto spesso però finiscono sui gantoni del nostro pugile. Sì, purtroppo per Dolzanelli però spezzano il momento in cui sta per partire nella combinazione. Ma per fortuna però non arrivano segno anche a lui. È importante anche non essere colpito.
deve cercare di uscire adesso dalle corde, probabilmente tra poco De Ruvo interverrà. Non so cosa abbia voluto dire l'arbitro a Ilie. Parte con il suo diretto destro, replica ancora Ilie. Bella questa serie che sfortunatamente non è per lui arrivata a segno bene come avrebbe dovuto, e c'è anche una bella replica da parte di Ilie. Il combattimento si sta facendo incandescente, bellissimo il montante del nostro Dozzanelli che è andato a segno, ma non si è scomposto di molto Ilie, e deve essere anche un buon incassatore. Beh, certamente il suo score lo dimostra, e replica anche, replica immediatamente Ilie. Bendaggio intanto che si scioglie al polso di Ilie, una ripresa, Nino, che sì, io credo possa essere attribuita a Dozzanelli, la prima delle quattro. Assolutamente. Quindi una fase del match che vede l'italiano in crescita, più convinto dei suoi mezzi, sta prendendo confidenza e capisce che può dominare, può riuscire a vincere questa corona IBF. Sì, da questo quarto round si è visto che il Dozzanelli ha incominciato a metterci un po' più di convinzione, soprattutto, ecco, e tirare fuori anche dal suo repertorio altri colpi che non avevamo visto nelle prime tre riprese. Si sta sciogliendo. Montante sinistro, montante destro, ci stanno tutti. Quindi montante sinistro e montante destro ci stanno tutti, purché Ilie inquadrato lo consenta, ovviamente. Lo consenta, ma Ilie è molto chiuso, ha una guardia stretta e veloce. Non hai